Ciao, buongiorno. Allora, avvia. Buondì. Aspettiamo le Facebookiane. Eccole. Molto bene. Buon martedì. Buon martedì. Oggi ne abbiamo 28, credo. Allora, ho caricato i dispositivi, quindi non abbiamo problemi di batteria. Wi-Fi, ok. Alessia, ciao, benvenuta. Benvenuta Alessia. Aspettiamo qualcun altro, così magari interagiamo un attimo. Ciao Daniela, ciao. Allora, vediamo un po'. Ok, allora, direi che il sondaggio è andato benissimo. Vi ringrazio perché siete sempre più numerose, avete meno pudore a rispondermi. Ecco qua. Allora, e quindi vi ringrazio molto perché mi date una grossa mano. Allora, nel sondaggio di ieri, intanto vabbè, vi chiedevo se oggi ci sareste state e intanto mi avete risposto di sì. Ciao Merlo e benvenuta. Allora, come dicevo, ieri ho fatto un sondaggio su Instagram e mi avete risposto, devo dire, in parecchie. La maggior parte di voi, adesso vado a prendere il sondaggio che ho fatto, così almeno lo vediamo insieme. Allora, intanto vi vorrei dire che in questo momento, ciao, ciao Katia, benvenuta anche a te. Allora, in questo momento sto indossando una preview della primavera-estate di Velvet Febè. È un gilet che poi vi mostrerò meglio quando mi alzo, quando è già arrivato qualcuna, quando arriva qualcun'altra. E udite, udite, i nuovi occhiali di Velvet Febè. Allora, in questo caso li sto indossando. Ciao Gabriela, grazie per i tuoi commenti, sempre molto precisa e attenta, grazie. Ciao a tutte. Allora, mi state chiedendo di trasmettere in diretta, no? Non posso trasmettere in diretta con tutte quelle che me lo stanno chiedendo perché altrimenti non riusciamo, a parte che non so esattamente come si possa fare con 3 o 4 persone, ma credo che facendo in questo modo si possa fare solo con 3 o 4 persone e quindi le altre verrebbero escluse. Per cui rimaniamo così, io da questa parte e voi da quella. Allora, stavo dicendo che in questo caso io l'occhiale di Velvet, che è questo, ve lo faccio vedere un attimo perché altrimenti senza non vedo, di Velvet Febè, questo è un marrone, brown, e ho fatto montare da mio marito, che sapete che è l'ottico qui di fronte, Ottica Benini, le mie lenti da vista progressive. Ciao Raffi, ciao Giulia. Ok, sono in vendita come qualcuno mi chiedeva stamattina. Ci sono 4 modelli, ogni modello ha 2 colori, il nero e il marrone. Ho fatto un reel a proposito. Ciao Daria, ciao bella, che piacere vederti. E quindi potete vedere i 4 diversi modelli nel Reels. Poi al limite, se qualcuno vuole foto più specifiche, me lo deve solo chiedere perché poi le posso inviare o in direct oppure far vedere in un video più particolareggiato. Dicevo, sono 2 colori, il nero e il brown. Il nero monta una lente da vista, se volete. Ve la può montare sicuramente il mio ottico di fiducia, Ottica Benini, nonché mio marito. E invece, se li volete da sole e non avete bisogno
di lenti da vista, anche se esistono, sapete, lenti sole vista. Il nero monta una lente sfocata in nero, grigio, grigio fumo, mentre il marrone la verde. Non è sfocata perché non si dice così in gergo, ma è degradé, quindi un po' più scura sopra e un po' più chiara sotto. Si dice sfumata in gergo, quindi mi scuso con gli ottici che mi stanno ascoltando, ma è stato proprio un lapsus. Mentre invece il gilet che sto indossando è appunto una preview della primavera-estate prossima, è una gabardina di cotone stretch ed è fatto così. In questo caso vedete l'animalier su fondo giallo, nero e viola, ma c'è anche a pois. In questo momento non ce l'ho in negozio perché lo stanno producendo, io mi sono tenuta un campione e l'Angela no. Allora, cominciamo. Come vi dicevo, nel sondaggio di ieri, mi sistemo qui e vi sistemo qui. Ok. Nel sondaggio di ieri vi ho chiesto cosa farete a Capodanno. Allora, tra l'altro Capodanno quest'anno, più dell'anno scorso, perché l'anno scorso vi ricordate eravamo in lockdown, quindi eravamo chiusi in casa. Quest'anno ci sono tanti che conosco che hanno prenotato e poi in qualche ristorante e poi, non so, o contatti con positivi o positivi loro stessi hanno dovuto rinunciare. Quindi tante persone nel sondaggio che ora vi dico, così, allora, tantissime persone in casa. Allora, vi dico immediatamente, ecco qua. Allora, diciamo che il 70% delle persone rimangono a casa, mentre il 10% da amici, l'8 più o meno per cento. Altro che presumo sia magari, non so, in vacanza oppure in montagna o non so dove potrebbe essere altro, e il resto al ristorante. Quindi io ho preparato diversi look da proporvi, giusto così per darvi un'idea oppure per avere un'ispirazione, così, per le vostre serate, per la vostra serata di Capodanno. Io vi ho già detto mille volte che il 31 sì festeggio, ma io festeggio il primo perché io non festeggio la fine, ma festeggio l'inizio. E quindi vi farò vedere anche se qualcuna come me, qualche look, se qualcuna come me festeggia il primo, quindi il pranzo del 1º gennaio. Volevo sistemare, e voi direte, ma hai avuto tutto sto tempo perché non l'hai fatto prima? Avete ragione. E allora facciamo così. Ok. Perfetto. Allora, io comincerei. Allora, alcune cose ve le faccio vedere sul manichino perché ne ho preparate abbastanza e altre invece sulla doccia. Allora, comincerei dai due look nel caso in cui voi festeggiaste in montagna e quindi o a casa vostra o a casa d'amici oppure in qualche ristorante, chiaramente non un ristorante elegantissimo perché poi per il ristorante elegante ci sono anche le altre proposte. Per chi proprio andrà al ristorante, che sia mare, montagna, collina, lago, però va bene lo stesso. Allora, per quelle che andranno in montagna, io propongo questo look.
Allora, la gonna in lana madras, in lana stretch, e quindi sapete che lo scacco comunque si confà con la montagna, e sopra, per dare diciamo così un tocco di eleganza, la blusa con gli stessi identici colori in seta, viola, e sopra il maglioncino tricot un po' cortino, in modo che si possa vedere la blusa che esce sotto e anche la manica. Poi, se volete completare il tutto, ho aggiunto una delle collane in resina con sempre il viola, il verde, insomma, colori che comunque stanno bene con questo completo. E infine l'anfibio in questo color sabbia, che si abbina benissimo alla gonna e alla blusa. E questo è il primo look per la montagna. Il secondo invece è questo. E qui vi propongo, allora, la gonna a tubo in cotone caldo. È una gabardina un po' grossettina, stretch, ed è un po' felpatina, quindi diciamo che proprio per il tessuto in sé è sportiva. Veste molto bene perché davanti ha due piccole pence e dietro l'elastico. È una lunghezza, diciamo, a me arriva alla caviglia, per cui insomma è abbastanza lunga, è carina sia con lo scarponcino. Oppure non so se avete una sneakers, direi che scarpe di cuoio magari in montagna no, però se siete in un appartamento va bene anche così. Quindi gonna in panna elasticizzata, la maglia in jersey caldo, anche questo, un jersey in cotone, quindi a parte che non c'è mai freddo negli appartamenti o nei ristoranti in montagna, però ecco, se vi volete poi togliere il cappottone, il cardigan così grosso sopra, avete comunque una maglia sotto sottile ma calda. E quindi per completare tutto, il cardiganone, cappotto con le classiche losanghe montanare. Ho messo la cintura a contrasto zebrata e poi per completare il look lo scarponcino, l'anfibio senza lacci della Paolini in nero. E questo è il secondo look. Se in caso volete, non so, chiedermi mentre facciamo la diretta qualcosa. Ciao Albe Tramonti, Gumburin, Alice, ciao, Roberta, ciao, Gloria, ciao, Giulia, ciao. Ok, niente, dicevo, se volete magari uno spunto su un look magari che potrebbe interessarvi, oppure non so. Avete una camicia che vorreste indossare ma non sapete come abbinarla? Insomma, scrivetemi o mentre stiamo facendo la diretta o in direct e io cercherò di rispondervi. Allora, passo invece ai look, ne ho preparati 1, 2, 3, 4, per quelle che mi hanno risposto che rimarranno a casa. Presumo che, e spero per loro che non siano da sole, magari perché casi di positività oppure non so, per qualche altro motivo, ma a casa con amici o con la famiglia o col vostro fidanzato, insomma, con chi volete. E per questa seconda tranche ho pensato di proporvi queste quattro cose. Ovviamente ce ne sono tantissime, perché di possibilità ce ne sono veramente tante e se qualcuna di voi ha modo di passare in negozio potrà constatarlo.
e quindi provare altre cose se queste che vi mostro non vi piacciono. E quindi proseguo con questo meraviglioso, stupendo, bellissimo, non ci sono altre parole, questo pantalone in lana che veste benissimo. Ha l'elastico in vita, è a palazzo, però io lo indosso anche con i boots, quelli che sto indossando in questo momento, quindi li metto dentro un pochino e quindi escono un po' sblusati. Quindi li potete veramente sdrammatizzare oppure portare in un modo un po' più elegante. Io ho deciso una via di mezzo, e cioè l'ho pensato con la garzina in così mille righe marroncina, che poi è un cognac e nero, la collana in caucciù e metallo con gli stessi colori e la giacca sopra elasticizzata, molto sottile ma molto calda, di transit. E visto che in questo caso siamo in casa, me li propongo così, con il mocassino tipo Gucci, ma non è Gucci, è della Paolini, in questa pelle cocco e la fibbia oro. Quindi questo è il primo look se passerete il Capodanno in casa. Poi il secondo look è un po' più, diciamo, sobrio, perché si tratta solamente di questo meraviglioso, fidatevi, meraviglioso abito che è enorme. Infatti lo vedete, questa è una S, ok? Questo ve lo voglio far vedere sul manichino, anche se sarebbe molto meglio indossato, però in questo momento giuro non ne ho tanta voglia e poi farei perdere tempo, ma prometto che subito dopo la diretta farò qualche foto, quindi ve lo farò vedere anche indossato, in questo caso anche con il leggings in ecopelle e il boots, che non è male, mi piace molto anche abbinato al nero. Questo, come dicevo, è un abito larghissimo, super over, che vi ho già mostrato comunque tempo fa sicuramente, è in punto Milano, elasticizzato e ha il collo leggermente a barchetta. La manica, cioè la parte della manica che è stretta, che parte da qui, ok? Il resto è tutto largo, ha le tasche, ma quando voi l'avete indosso, la manica qui si stringe, adesso non so se riesco a mostrarvi, però ecco, facciamo finta che il braccio sia così, rimane così, quindi sembra quasi una cappa. Adesso ve lo faccio vedere di fianco, vedete? Rimane così, quindi fa un motivo, è bellissimo, sciccosissimo, c'è in tortora nero e blu, quindi colori basici che vanno sempre bene. In questo caso, per dare, diciamo così, un tocco di eleganza, anche se siamo in casa, vi propongo la décolleté col tacco un po' più grosso, animalier, con la scritta "non le tolgo mai". Ok? Sciccoso, poi si può mettere qualsiasi altra cosa, però mi pareva carino così. Poi, altro look per stare in casa, il sottoveste in raso lucido, in questo caso color avorio, con la frangia sotto marrone e beige, così, velvet, tutto elasticizzato con la spallina regolabile. L'abbiamo già visto, se vi ricordate, in una precedente diretta. Ci sono altri tre colori, il salvia, il beige e il nero. Sopra, per sdrammatizzare il tutto, ho deciso di proporlo così, con il cardigan in mohair in tricot sempre, ma caldissimo, leggero, fluido, non rimane
gonfio, ma cade molto bene e quindi mi piace molto l'idea del maglione così grosso con sotto il sottoveste in raso lucido. E la scarpa, dov'è? Ah, la scarpa me la sono dimenticata. Cosa ci possiamo mettere? Allora, ah sì, adesso ve la prendo qui. Mettiamo una décolleté, in questo caso un po' pazzerella perché è una décolleté positivo-negativo, siamo in tema di Covid, cioè con la tomaia graffiti e il tacco in suede e l'altra al contrario, la sinistra al contrario. Quindi diventa una cosa un po' sfiziosa, molto carina e allegra per rimanere in casa. Poi, ultimo, questo che direte, ma sei in pigiama, volendo, se volete stare comode, non avete voglia di indossare chissà che, vi propongo l'abito, ve lo faccio vedere a righe, che è un jersey e viscosa elasticizzato. Non rimane attaccato al corpo e poi sapete che per questi tessuti l'importante è prendere magari una misura o due in più. Allora, quindi portato così come lo vedete, oppure se volete arricchirlo ulteriormente, vi propongo il cardigan con il colletto, i bottoni, così. Quindi fare una sovrapposizione. Così, magari la parte sopra tirata su, così con un bordo, in modo che si veda un pezzo di manica a righe. Così, e aperto oppure chiuso solo sottoseno. Altrimenti, non so, potete vedere, rimane così. Oppure, se vi va, potete anche decidere di portarlo così, con una cintura, in questo caso in cotone, in tubette, oppure se ne avete un'altra, anche in lana, quello che vi pare. E quindi portato aperto, sotto il boot in grigio. Così, sono rimaste tre paia, credo, con la zip laterale e queste arricciature che sono proprio volute. E quindi diventa uno sportivo, però con un tocco un po' così, rock and roll. Ok? Poi mi viene da dire, ok. Come il mio amico di Trapani, il signor Fans. Non so se avete visto nelle mie storie, io lo metto tutti gli anni e tutti gli anni auguro ai miei amici il Natale con quel video perché io amo quell'uomo. Allora, questo lo mettiamo giù, poi passiamo al Capodanno, al ristorante. Oppure, se non è ristorante, comunque non so, discoteca, comunque qualcosa di, so, una festa, qualcosa che non sia appunto in casa. È vero che se volete vi potete vestire anche come vi mostrerò adesso, però diciamo che questi sono abiti che secondo me si addicono di più a un certo tipo di Capodanno. Allora, il primo è questo che vi ho già mostrato. Sono rimaste pochissime taglie perché evidentemente non tutti passeranno il Capodanno. Adesso io vi parlo del mio sondaggio, però in generale
magari tante persone hanno deciso di andare fuori e quindi quest'anno più di ogni altro anno probabilmente c'è anche voglia proprio del Capodanno vero e proprio, delle feste, delle luci, dei lurex, dei brillantini, insomma c'è un po' una voglia, era qualche anno, anche 5-6 anni, che queste cose si faceva un po' fatica a venderle perché troppo, perché poi sapete, si pensa, ma dopo non me lo metto più, me lo metto solo quella volta lì e basta. Invece adesso è diventato un po', non dico per andarci a fare la spesa, anche se io ci andrei, però diciamo che, come abbiamo visto negli altri video precedenti, ci sono abiti che sono estremamente eleganti, però si possono sdrammatizzare notevolmente. Per cui è anche vero che non si porta dal lunedì alla domenica, però magari non so, qualche volta, oppure una sera di fine estate, oppure in primavera per andare a cena con un sandalino o anche con una sneakers, non mi dispiacerebbe. Allora, questo blu ve lo propongo con la Chanellina, sempre blu, con questa fantasia che sembra fiori, un po' geometrica, ma con i fiori. E il tacco così. Il tacco è un po' insolito, però vi assicuro che è una scarpa bellissima, anche da valutare con un calzettino corto. Ok? Se magari siete ragazze giovani che avete voglia di magari portare un abito così, però renderlo un po' più, diciamo così, giovanile, un po' più strano, non mi dispiacerebbe anche una calzettina in lurex oro o argento. Ok? E quindi questa è una soluzione. Facciamo così. Ok. Oppure nella versione verde con la scarpa animalier cangiante che prende il colore del vestito. Vedete? Se lo avvicino al verde si vede il verde. Proprio perché, vedete, è cangiante. Quindi décolleté animalier lurex cangiante e l'abito sempre in lurex verde. Questi abiti, per chi non avesse visto il video che ho fatto con le new entry delle feste di Velvet, sono indossabili da tutte le corporature. Perché? Perché non, a parte che ci sono le misure, però non rimangono super aderenti. Hanno la, adesso ve lo faccio vedere per chi non l'ha visto, hanno il fascione dietro che non è attaccato, cioè è attaccato solo da un lato, perché c'è un motivo. Allora, intanto la scollatura non è volgare perché si è aperta, però è abbastanza chiusa. Poi è chiaro che, come nel mio caso, avendo molto seno, magari ecco, per evitare che si apra magari in qualche movimento strano, metterei un bottoncino automatico, ma questo non è un problema. Comunque, è uno stretto non aderente, vi dicevo, e la cintura attaccata così vi permette di portare o la cintura così e quindi bassa, così, e poi al limite lo potete, non so, manichino, lo potete sblusare un pochino se non volete che vi stia, a parte che non sta appiccicato sulla pancia, però se volete muoverlo ulteriormente lo potete fare. Altrimenti, se la cintura la alzate, si stringe proprio tra il fianco, vedete, e sottoseno, potete gestirlo un po' come vi pare e quindi stringerlo ulteriormente nel punto vita pur rimanendo morbidino sui fianchi. Lo spacco è molto alto, quindi per me è chicchissimo, sexy da morire perché quando vi sedete la gamba rimane nuda.
E a me piace Tamatti, te l'ho già detto, mi ripeto, ma fa niente. Poi, per chi invece non vuole osare troppo sbrilluccichino, propongo questo, che è un abito in jersey giallo, ma con un pochino di lurex all'interno, appena appena, vedete? Si vede? No. Vediamo chi è arrivato. Allora, Monica, ciao, Zoe, ciao, Gabriella, manda un bacino, ciao anch'io, molto gusto, grazie, grazie mille, grazie. Ok, andiamo avanti. Vi saluto e vi do il benvenuto. Se avete richieste, sono qua, fino alla fine della diretta potete chiedermi quello che volete. Ok, allora, poi andiamo avanti. Quindi dicevo, un abito leggermente più sobrio per chi magari non vuole osare troppo. La manica rimane sempre un po' strettina, per cui è molto carina se io adesso, vabbè, ho l'abitudine di portare o le cose praticamente da mano monca oppure tirarle su fino a quasi l'ascella. Comunque, questo è un abito che è molto carino perché? Perché anche lui è uno stretto ma non aderente. Chiaro che dipende sempre dalla misura che scegliete di acquistare. E la manica, dicevo, essendo così stretta, se la tirate su molto, questa parte qui che va dalla spalla alla cucitura rimane quasi un pochino palloncino. Quindi rende l'abito un po' più sfizioso. Il collo è a barca, però rimane morbido, quindi non rimane proprio stretto, stretto e non dà fastidio. E poi chiaramente anche questo potete arricchirlo con qualsiasi cintura, dalla più sottile alla più alta, che può essere in pelle piuttosto che in seta, piuttosto che, non so, un gros di cotone. Quindi qualsiasi cosa, una passamaneria, in questo caso io vi posso anche proporre la cintura in Ecofur, Eco pelliccia, ok? In marrone, quindi diventa una cosa un po' elegantina e non avete animali addosso. E qui cosa vi posso proporre? Ovviamente la scarpina bellissima color Lampedusa, oramai veramente non lo so, sono pesante, però ci sono delle cose che le ho nel cuore e quindi tutte le volte le tiro fuori. Questa è l'ultimo paio, come dicevo è un 36, 36 e mezzo anche, perché l'altro giorno l'ha provata una ragazza che ha un 36 ed era un tantino grandina. Poi dipende, chiaro, se il vostro piede è sottile oppure un po' cicciottello, oppure largo all'altezza delle dita. Insomma, comunque veste 36, 36 e mezzo. Ed è stupenda sopra l'abito giallo. A me piace tantissimo. È molto, molto raffinata. Ok, proseguiamo con quest'altro abito, che è sempre il modello del blu e del verde che vi mostravo prima, in questo caso in silver. Diciamo che questo è il più elegante di tutti, perché è un colore, diciamo, passatemi il termine, sobrio, nel senso che tra tutti i colori che abbiamo visto, il grigio che tira un pochino al nero perché è un grigio piombo, è quello diciamo più classico. Quindi così, e sopra, cioè sotto, scusate, ho pensato di mettere una décolleté stiletto dello stesso colore, quindi silver con il tacco in vernice silver. Sono alte,
È vero, perché queste sono 11 centimetri, ma vi assicuro che sono comodissime, pantofole. Allora, è chiaro che non ho tutte le misure perché avevo dalla 35 alla 41, ma i colori disponibili sono il silver, il nero, il nude, il rosso, nel metallizzato invece il giallo, il fucsia e il verde, e poi vabbè, anche questo perché anche questo è un metallizzato. Sono bellissime e comodissime. E quindi così basta solo una piccola clutch se volete nera oppure anche argento, se vi piace abbinare scarpa e borsa. Anche i muri sanno che a me invece non piace, però ognuno è libero di indossare e di mettere quello che vuole, basta che si senta se stessa, eh. Non importa cosa dicono i giornali, noi addetti ai lavori, le varie personal shopper, quindi vestitevi come volete, sentitevi bene, se volete andare con un paio di jeans, una giacca, una maglia, va bene lo stesso. Allora, poi ultima cosa per la sera un po' così sciccosa. Io ero vestita così a Natale col mio abito giallo, quello che avete visto su Instagram. Sono arrivata al ristorante, mi sono tolta il mio cappottino, un po' sobrio, tranquillo, e sotto è esploso questo giallo. E devo dire la verità, mi sentivo benissimo, mi sentivo a mio agio, mi sentivo bellissima e spero di rimetterlo molto presto. Allora, in questo caso però, visto che, come vi dicevo, è rimasto un panna, cioè un avorio e un verde, ve lo faccio vedere così. Allora, la manica ha la crinolina, quindi rimane in piedi, bella gonfia, però io ad esempio avevo un cappotto il giorno di Natale con la manica abbastanza stretta, non c'è problema, riuscite a mettere il cappotto, riuscite a mettere quello che vi pare. È chiaro che non vi dico mettetevi un piumino, perché un piumino qua sopra, vi prego, no. Va bene che vi potete mettere quello che vi pare se vi sentite bene, però se vi sentite bene con un abito così, per favore, il piumino, no. A meno che non sia una cappa in piuma, che non sia qualcosa magari di particolare, un poncho, ma non il classico piumino, no. Ve lo proibisco. Allora, questo qui lo metterei a gamba nuda, magari non so se siete bianche, fatevi una lampada autobronzante, quello che vi pare. E vediamo se questa volta questo riesce ad entrare, ma quello bianco non eravamo riuscite. Allora, sì, dovete solo avere un attimo di pazienza, che lo faccio passare. Allora, questo è il vestito, lo sapete già, si chiama caramella. Potete mettere la spalla scoperta o la sinistra o la destra, quella che volete. Poi, portato così, siete già, secondo me, a posto, perché cosa serve? Non serve altro. Alle tasche, quindi diventa anche così un sportivo, comunque così un po' casual anche volendo. Poi veste bene tutte, perché praticamente questo qui, come vedete, è un palloncino. Anche qui ci sono comunque le misure, ma servono più che altro al giro qui, perché è chiaro che troppo grande rimane largo e non starebbe bene. Però io ve lo propongo così, se andate magari a ballare con la cintura, in questo caso ho scelto la fucsia, per stringere le dita,
ma avrei anche la verde, la fucsia mi sembrava, diciamo, più carina. Potete portarlo così oppure fare un fiocco come vi pare. E poi il glitter rosa. Ok, questa è la scarpina glitter appena arrivata. Così ve la faccio vedere anche a voi di Facebook. Ok, in fucsia, quindi riprende la cintura. Oppure, se vi va, vi posso anche proporre lo stiletto che vi dicevo prima, fucsia. Questo è sempre un metallizzato fucsia. Ok? Questo è un tacco 11, questo è un tacco 5, quindi molto femminile, non sta assolutamente male e magari se avete pensato di ballare tutta la sera fino alla mattina, questa qua forse va meglio. Rimaste pochissime misure. Infatti ho messo una foto solamente perché proprio col fatto che sono rimaste pochissime misure non volevo fare troppo chiasso. Ok, adesso passiamo ai look delle ragazze che come me vanno al ristorante il 1º di gennaio. Chi è arrivato? Ciao Laura. Anna, credo. Dimmi se dico bene. Benvenute a tutte. Grazie mille di essere qui con me. E ripeto, se avete bisogno di qualche consiglio, non sono assolutamente la Carla Gozzi, perché a parte che tra parentesi, non mi piace neanche un po' il suo stile, però se avete bisogno magari che vi dia qualche idea, qualche ispirazione per qualcosa che avete nell'armadio che tanto che non lo mettete, oppure quelle cose che si mettono solo in certe occasioni, non sapete come abbinarle o con cosa, sono qua. Allora, queste ve le faccio vedere invece senza manichino, perché? Allora, il 1º dell'anno è sì una giornata al ristorante elegante, perché magari quel giorno lì neppure io ci vado con i jeans e la camicia, però diciamo se vogliamo essere così un po' fuori dalle righe e non essere magari troppo sbrilluccicose, vi propongo questi tre look. Allora, il primo è questo con l'abito in seta, in questo caso bluette giallo e c'è una riga bordeaux e sopra magari non so se il ristorante, è chiaro che al ristorante ci sono alcuni ristoranti che hanno degli ambienti molto caldi, non so se qualcuno conosce qualcosa qua in giro con camini nelle stanze, secondo me basterebbe anche solo questo, però giusto per non andare vestite troppo estive, vi propongo questo abito che è il field, ci sono anche altre fantasie, con sopra il maglioncino bon ton in cashmere che ha la manica che arriva giusto giusto al gomito, quindi molto raffinatino, se volete potete mettere una cinturina oppure lasciarlo così. Anche questo ha le tasche dalle parti, è più corto davanti e più lungo dietro. E qui per non fare un look troppo sportivo visto gli scacchi, comunque considerate che l'abito è in shantung, quindi però sempre a scacchi è, ho pensato di abbinare il décolleté giallo che si intravede appena appena, però la puntina di giallo che esce dall'abito non mi dispiace. E questo è uno. L'altro è il fratello del caramella a righe, questo invece è bianco e lo vorrei proporre con lo stivale punta quadra,
tacco quadro in pelle e gomma. E per finire, l'ho appoggiata qua perché non volevo che cadesse, la cintura in ecopelle elasticizzata così. Quindi fate un bianco e nero con lo stivale, oppure se volete potete mettere, non so, un leggings nero e una décolleté, ad esempio. Vi mostro questa, un secondo che arrivo. Di solito preparo tutto, in effetti sono stata brava, ma non abbastanza. Magari la scarpa a décolleté così, con il cinturino nero, ok? Quindi la punta così, cinturino, così, vedete? Il cinturino potete anche indossarlo alla caviglia, ok? O questo oppure i miei, vi ricordate, non le tolgo mai. Altrimenti, se volete fare una cosa proprio al limite dello strong, aspettate, ok? Vi posso consigliare questo. Ok, allora, così, e dietro o davanti, dove volete, vi trovate la scritta, non le tolgo mai. Questo è un'ottima soluzione per chi fa fatica a portare le décolleté perché ha paura che magari, non so, gli scappino oppure non si sente sicura nella camminata. Questa è un'ottima soluzione, o questa o questa. Quindi diventa una cosa, insomma, così che ha un certo carattere, eh? Che ne dite? È chiaro che non tutte le mie clienti sono pronte oppure non amano questo genere, per carità, però diventa una cosa molto, molto bella. A me piace, io mi vestirei così. Farei magari due o tre lampade giusto per colorare un po' le gambe, ma. Ciao Ale, ciao Isa, benvenuta. Uffa, arrivi sempre quasi alla fine. Ciao Ale, saluto anche te. Benvenute a tutte. Oh, ultimo. Perché esistono anche le persone sobrissime, amanti del nero, nero forever, e quindi, visto che vi ho fatto vedere poco, devo dire di nero, vi posso proporre un abito che ingruccia normale, addosso prende dei punti. Perché? Allora, intanto per il tessuto. Che prende subito immediatamente la forma scaldandosi. La parte sopra è disegnata, adesso vi estremizzo così, quindi a semicerchio, quindi rimane la cucitura alta in mezzo al seno e poi scende. Quindi per questo motivo l'abito ha una buonissima vestibilità. Dietro è liscio. Quindi non è il classico tubino avvitato, ma mette in evidenza la parte sopra e la manica è bellissima perché è a palloncino, nel senso che in fondo è fermata così con un bordo e quindi risulta un pochino a palloncino. Ieri l'ho venduto. Con la cintura, perché c'è chi ha la fortuna, e non sono io, di avere il vitino stretto e quindi ha voluto, secondo me ha fatto bene, evidenziare il suo punto vita stretto e abbiamo messo una cintura e non stava per niente male. E però non posso darvi. E invece io vi propongo lo stivale. Questo che è rimasto
Ahimè, l'ultimo, quando rimane una misura sola si fa molta fatica. Appunto, deve andare bene questo o niente. Questo allora, rimane così rigido, come vedete, praticamente non è linguine, ma quasi, perché dentro ovviamente ho messo della carta, dei nylon per farlo stare così. Ma essendo un'ecopelle stretch, rimane sopra il ginocchio almeno 5-6 dita, quindi proprio a questa altezza, quasi a metà coscia, ma non a metà coscia. Ma se lo volete portare sotto il ginocchio ci sta, perché basta farlo scendere. Adesso c'è tutta la carta e quindi, però vedete, praticamente rimane uno stivale nero texano, diciamo normale, classico. È bellissimo, ha la punta quadra così. La parte sotto è in quindi non fa rumore e comunque nella camminata è molto comodo. Purtroppo c'è solo un 38, è un 38 abbondante, quindi se portate anche il 39 va benissimo e quindi proprio varia dalla 38 alla 39, ok? Come se ci fossero, sì, due misure, però deve proprio essere giusto perché altrimenti, essendo elasticizzato, non avete il problema che non passi, perché tante magari non riescono a portare lo stivale a tubo perché tante mi dicono: ah, dopo mi è stretto di qua. Mi piacerebbe portare lo stivale, ma non riesco. Vi propongo però, apro una parentesi, anche questo che è tutt'altra faccia, però è uno di quegli stivali che io riesco a vendere a chi ha il polpaccio un pochino più generoso. Anche questo è alto fino al ginocchio, però si può tirare giù anche lui e ha un tacco 5. Comodissimo, anche portato così da giorno. Ok, quindi vediamo, siamo arrivati alla fine. Vi qua, così vi saluto. Sì, vi ho fatto vedere tutto. Se c'è allora qualche ciao Isa, ciao, un bacio anche a te. Buongiorno, bentrovata anche a te. Ok, allora, niente, io aspetto magari anche, non so, nel pomeriggio. Gabriella, devo tradurre quello che mi hai scritto, credo che sia tedesco. Credo. Comunque dopo traduco. E niente, vi auguro un buon pranzo, non so neanche che ore siano, l'una e mezza. Avevo detto a mio marito sono a casa all'una, invece abbiamo fatto un'ora quasi. Ho cominciato un po' più tardi però perché avevo gente in negozio e non riuscivo ovviamente. Ciao Chiara. E ciao Anna! Ciao Anna! Ciao Cristina! Ciao a tutte. Allora, vorrei sapere da voi due cose. Allora, se vi piace l'idea che io faccia un post come quello che ho fatto, che vi avverta, se volete partecipare, sapete, in fondo a sinistra c'era una campanellina. Ciao Elisabetta, ciao bella. Se c'era un banner con una campanellina per potervi registrare e Instagram 15 minuti prima credo vi ha mandato un promemoria. Se vi piace questa cosa si potrà ripetere magari per le prossime dirette, anche perché così se non sono puntuale perché con il countdown diventava un po' più ero un po' più in ansia perché magari se c'era gente avevo questa cosa dello scadere del tempo. Invece come abbiamo fatto oggi, è meglio, almeno per me. Poi, io oggi pomeriggio sono qua, in negozio, ovviamente, a disposizione per chi, vorrà, consigli. E
anche, non so, foto se me le chiedete, insomma, fate come vi viene più comodo. E poi vi volevo dire che giovedì pomeriggio quasi sicuramente sarò chiusa, a meno che qualcuna non mi chieda di venire su appuntamento. Poi il 31, ma è sempre una cosa, forse, però se qualcuna ha intenzione, magari aveva intenzione di venire giovedì pomeriggio, così io magari mi organizzo. E poi il 31, che è venerdì, pensavo di fare un continuato e quindi stare aperta dalle 9:30 del mattino. Sapete che prima me lo dovete solo chiedere. Dalle 9:30 fare un continuato 4, 4:30, perché ho constatato che dopo quell'ora la gente o si prepara, fa gli ultimi acquisti alimentari, ma la parrucchiera all'ultimo minuto, l'estetista, per cui è difficile, a meno che appunto qualcuna non decida all'ultimo di andare da qualche parte e vuole mettersi qualcosa di nuovo, viene a prendersi magari l'abito dell'ultimo minuto, però per questo c'è sempre WhatsApp o le telefonate se avete bisogno proprio all'ultimo minuto. Qualche anno fa l'ho fatto e quindi pensavo di fare così. Se quindi c'è qualcuna che il 31 ha bisogno e vuole venire nella pausa pranzo, io ci sarò. Di sicuro fino alle 16, ok? Orario continuato 9:30, 16. Cos'altro dire? Che quello lì è contromano, molto bene. Bello. E niente, vi ripeto, gli occhiali che indosso in questo momento sono da vista, anche perché altrimenti non vedrei proprio, vi vedrei molto sfocate. Sono di Velvet Febè. Quattro modelli in due colori ognuno, marrone, brown e nero, vista o sole. Da sole, lente verde sfumata, e nel nero grigio sfumato, oppure se avete bisogno come me, della lente oftalmica, c'è qui di fronte mio marito, Cesare Benini, e sua sorella che vi possono consigliare le migliori lenti per voi da vista. Che altro? Vi auguro un buon pranzo. Chi lo sa se ci vedremo magari boh, il 31, boh, non lo so. Vediamo come fare. E niente, per richieste, cose varie, sono qua a vostra disposizione. Quindi io vi saluto, vi ringrazio molto davvero perché siete state in tantissime a rispondere ai miei sondaggi e devo dire che questa cosa fa molto piacere. Scusatemi, dilungo un altro minuto perché grazie a voi e alle vostre risposte io posso capire cosa fare e posso soprattutto migliorarmi. Per cui vi ringrazio veramente tanto. Vi auguro quindi un buon pranzo e un buon martedì. Ciao alle ragazze di Instagram. Bene, e ciao anche a voi di Facebook. Buon pranzo e buon martedì. Ciao, vi saluto.